Sono sempre di più i bambini che vanno da casa a scuola su un autobus virtuale ed assolutamente ecologico. Si muove sui loro piedi e su quelli dei loro accompagnatori. A Trento attualmente sono 12 le scuole primarie interessate con 2.000 alunni. Adesso c'è una novità in più, sperimentata ad esempio a Meano e Vela. Il Piedibus è diventato tecnologico grazie ad una app elaborata dalla Fondazione Bruno Kessler. L'applicazione serve ad aiutare, a supportare i volontari del Piedibus a gestire tutte le cose che riguardano questa attività. Fondamentalmente la gestione della turnistica dei vari volontari, che sono parecchi, sono anche fino a 47, e la gestione delle liste dei bambini che sono presenti giornalmente al Piedibus. È così possibile gestire le sostituzioni in caso di assenza di un accompagnatore, sapere se i bambini ci sono tutti, contattare i genitori. Inoltre gli alunni sono stati dotati di dispositivi intelligenti che segnalano il loro avvicinamento al Piedibus. A Vela il Piedibus è diventata una sfida perché i chilometri percorsi da ciascun alunno li avvicina idealmente ad una scuola dell'Uganda che hanno adottato per un progetto di solidarietà. Il gioco si basa su un concetto, su una metafora che è quella di un viaggio nel mondo reale fatto di tappe, e i chilometri sostenibili fatti da ciascun bambino contribuiscono ad avanzare lungo questo percorso. Inoltre gli insegnanti possono aggiungere del materiale didattico ad ogni tappa e quindi il raggiungimento di ogni tappa diventa l'occasione di un approfondimento, di una scoperta in classe. I bambini di Vela hanno già fatto più di 7.000 chilometri. Il traguardo di Kangole è davvero vicino.